Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Cosa vi ha portato Babbo Natale? Ora oggi vi farò vedere cosa ha portato a me Babbo Natale. Allora, premetto che delle cose le devo andare a cambiare, però mi ha portato tantissime cose bellissime. Allora, io sono una che mi puoi anche incartare un fazzoletto moccicoso che sono super felice. Ecco, io sono fatta così. Adoro qualsiasi tipo di regalo, però poi Babbo Natale mi ha portato cose strepitose. Allora, iniziamo subito. Sorry. Allora, mi ha portato questa borsa così pelusciosa che ho già cambiato, nel senso ho già messo dentro la mia roba, infatti pesa già un quintale e mezzo. Sì, questa super pelusciosa. Questa borsa che è di Primark. Allora, io odio le borse, non mi piacciono per niente, però Babbo Natale mi ha portato questa perché io faccio così, compro le borse, non mi interessa comprare borse da centinaia di euro, anzi non mi importa nulla, anzi meglio se costano poco, così le uso, le sfinisco e le butto. La soddisfazione nel buttarle infinita. E quindi dovevo cambiare quella che ho usato tipo da quasi un anno, non ne potevo più di vederla, e Babbo Natale appunto mi ha portato questa bellissima borsa super pelusciosa. In più io ho regalato a mia sorella una borsa e l'ho comprata su Zalando, e me la sono comprata un'altra anche io. Cose rare succedono, perché oro rose gold, diciamo, bellissima, e quindi me la sono comprata. Aspettate, ve la faccio vedere. Qui la mia borsa che mi sono comprata, diciamo mi sono fatta questo regalo di Natale, questa borsa che in realtà è tipo costata 20 euro, un prezzone, così è questa rose gold, così è, e qui dentro cioè è fatta così, ha questo spazio grande, poi c'ha la tasca per, diciamo, un cellulare, queste due taschine qui, e in più quella con la zip. Si vede? Sì, eccola, quella con la zip. Si può chiudere anche così, guardate. E viene così, diciamo, più piccolina. Però ovviamente a me, ecco, vedete, più piccolina, molto bellina anche così. Però ovviamente a me mi piace super gigante, così lasciata grande. Allora, mi piace comprare su Zalando, questa borsa mi piace particolarmente. Poi, mi è piaciuto, insomma, hanno delle belle borse. Poi a me mi piacciono le shopping bag, queste più grandi, e lì su Zalando ce n'erano diverse, quindi vabbè, io mi sono comprata questa. Comunque, se trovo di tutto quello che vi farò vedere, vi lascio il link qui giù sotto in info box, ovviamente se li trovo su internet. Poi altri accessori, questa la C. Questa la C, ovviamente comprata penso dai cinesi, stupenda. Io, lo sapete, sono ossessionata dalla mia lettera e adoro queste cose così, era da tantissimo che la volevo, e la metterò sulla mensola insieme alla S della Squinzy, perché Babbo Natale ha portato la S anche a lei. Bellissima, meravigliosa, stupenda. La adoro. Poi un'altra cosa che mi hanno regalato è una manicure, da andarmi a fare la manicure. Bene, poi passiamo ai vestiti. Allora, vestiti, in primis questo body così nero di velluto con tutte le borchie, vedete, questi non sono qua ma sono tutte borchiettine, e dietro si chiude così, vedete le asole, con due bottoncini. È bellino un monte, l'avevo già visto anche da Primark e mi piace tantissimo. Poi io adoro i body e quindi mi piace tantissimo. Poi
Camicie, allora io porto tantissimo le camicie, ma non le trovo mai. Le trovo se no troppo corte, trasparenti, ce n'è una quantità industriale di camicie trasparenti, cioè che sotto devi per forza mettere il reggiseno o la bralette. No, ho bisogno anche di essere abbastanza comoda. Camicie, tre camicie. Due sono uguali, ora sono stirate, stirate, poi buttate qui in terra, ma meravigliose. Allora, due sono uguali, sono questa celeste, adoro le camicie celesti sia sugli uomini che su di me, le adoro tantissimo, mi piacciono tantissimo, così semplice, hanno un gocciolino questa manichina sbuffo e in fondo non hanno bottoni ma hanno l'elastico, vedete? Hanno l'elastico così e questa è celeste e poi ce l'ho identica bianca. Bellissima. Le adoro. E poi mi piace da morire questo dettaglio, guardate, del bottone, cioè foderato con sempre la stessa stoffa della camicia. Bellissimo. E inoltre la terza camicia un pochino più particolare, molto molto bella, perché è sempre celeste. Un po' la fissa. Sempre con questa manica un pochino a sbuffo, questa volta ha i bottoni al polsino. Poi dietro si chiude qua il collo con tre bottoncini, così. Vedete? Così, e qui la cosa bellissima che si può fare il fiocco al collo, vedete? Ci sono i nastri per fare il fiocco. Meravigliosa! Allora, questi sono di Stradivarius. Non so voi, io su Stradivarius, Stradivarius ce l'ho qui nel centro commerciale vicino a casa, quindi sinceramente su internet non ci ho mai comprato. Io personalmente, invece, mia sorella sì. So che in confronto al negozio che ho qui vicino nel centro commerciale, costano meno le cose su internet e poi te le puoi far arrivare comunque sia nel negozio. E poi mi ha detto mia sorella, appunto, per una di queste camicie non c'era la taglia perché io non sopporto le camicie tutte aderenti, strette, così perché non ci rigiro. E una taglia non c'era, non so di quale, perché io prendo tutte le L, prendo di taglie perché appunto se no ci sto scomoda. Di una delle tre camicie non c'era la taglia e le ragazze l'hanno ordinata su internet e è fatta arrivare lì. Dice mia sorella, tra l'altro è arrivata in qualche giorno, te la ordini e paghi lì in cassa, come se torni dopo qualche giorno in negozio e c'è il capo che volevi, ecco, diciamo uguale, soltanto te la ordinano loro e arriva lì. Dice mia sorella, comodissimo, non ho mai provato, quindi proverò. Per il suo compleanno, forse, o per qualche altra cosa, comunque proverò. Quindi queste tre camicie che adoro, mi piacciono tantissimo. E aspettate, le metto un attimino meglio. Zac, meglio. Poi, sempre da Stradivarius, ho ricevuto questo golfino, così, golfino, magliettina, insomma, a collo alto. Così che ha qui il dettaglio un pochino a galettina qui in fondo. Restituisco perché mia sorella mi ha detto che c'era anche tipo rosina. Ora, a me mi piace anche nera, però vabbè, guardo se c'è anche semmai rosina, se me la prendo rosina. Non tanto perché mi piace ovviamente il rosa, ma per cambiare un pochino, cioè di cose nere ce n'ho tantissime. Quindi vabbè, guarderò. Comunque è una di quelle magline golfini che si possono mettere sia da sole, nel senso con sotto niente, oppure anche che ti metti anche una magliettina a mezze maniche super aderente e poi ti metti questa, può essere usata come sottogiacca, come tantissime cose. È utile, a me mi piacciono tanto, le uso tantissimo. Poi un'altra cosa che renderò è questa felpa, ma non tanto per sempre di Stradivarius, sì, sempre di Stradivarius. Non tanto perché non mi piaccia, ma perché è troppo corta.
corta, troppo crop top. Volevo una felpa da mettermene con le camicie, anche di questo colore, però cioè, è cortissima. Guardate qua, cioè, guardate la manica quanto è lunga in confronto al busto. Troppo corta e quindi la restituisco, però era bellina perché era intanto di questo colorino così, ma poi tutta bella calducciosa e felpatina, e quindi niente, la rendo. Queste due cose le rendo. Poi calzini, ho ricevuto questi calzini di Primark, questi con le galettine, guardate bellini. Io me li metto tantissimo, questi calzini qui, ora non tanto ora in inverno, ma in più diciamo in primavera, che mi metto anche semmai la salopette o il pantalone più corto e mi si vedono bellissimi, bellissimi neri, non ce l'avevo, c'ho un po' la fissa nei calzini neri e quindi calzini neri. Poi regalo top che volevo da un'eternità ma non avevo il coraggio di comprarmelo, sono i leggings di finta pelle, ora non vorrei dire una castroneria, insomma questi qui non avevo il coraggio di comprarli perché per me i leggings non sono pantaloni, i leggings non sono pantaloni, zero. Mi metto i leggings per stare per la casa a primavera e basta. Però questi li adoro e era da tantissimo che li volevo e appunto mi devo comprare anche perché o li porto con un bel golf, allora, una o li porto con oggi già diciamo degli altri, o una magliettina, un golfino così e sopra un bel cardigan bello peso lungo, lunghissimo fino indietro il ginocchio, oppure mi vorrei comprare un bel golf bello lungo tipo fino a metà coscia da mettere con questi e gli UGG. Direi che ci sta perfettamente bene, però ancora non ho comprato il golfino e insomma vabbè, comunque sia vedrò cosa metterci, ancora appunto non me li sono messi, me li sono tenuti per Natale, il giorno di Natale mi sono tenuta questi e poi se avevo un golf natalizio mi sono tenuta questi, però devo appunto andare per negozi a comprarmi qualcosa da mettere insieme ai miei pantaloni leggings nuovi, ma che adoro veramente, stupendi. Mi stavo dimenticando un regalo bellissimo, questa pelliccia, eccola qua, è una pelliccina giacchettino corto stupendo che ancora non mi sono messa, mi devo mettere, di Stradivarius, ma è meravigliosa, guardate, cioè stupenda. È stupenda, io adoro le pellicce, le adoro veramente tantissimo e non vedo l'ora di mettermela, anche perché una così, una pelliccina così, anche da dire un giorno me la metto, fa più freddo, così me la metto anche un pochino tipo a golf. Bellissima, meravigliosa, 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 mi piace veramente tantissimo. Poi mi hanno regalato, allora, la mia mamma mi ha fatto un golf che però non ho qui, quindi vi faccio vedere la versione mini della Squincy, un golf simile a questo, da-da-da. Vedete? Super peluscioso, cioè guardate com'è, è meraviglioso, è super peluscioso, vedete? Questa è della Squincy, l'ha fatta anche a lei, idem, con patatine. Però lei ce l'ha blu e io nero, perché la mia mamma me l'aveva fatto con un cappuccio anche, perché questa è lana, cioè lei l'ha fatto a maglia. Questa è una lana così peluciosa e a me l'aveva fatto anche con un bellissimo cappuccio gigante, soltanto che questo pesa tanti, cioè è pesante è pesante perché tiene caldo, ma anche mi ha detto che è pesante perché è una lana, diciamo, pesante, quindi cala, e quindi c'è questo cappuccio che mi calava sul dietro e mi stava un po' tutto storto, allora me lo sta rimettendo a posto. E inoltre, perché la mia mamma ha le mani sante, cioè d'oro ha le mani per queste cose, fa
se te le chiedi fammi questo, lei lo fa, eppure non è una sarta. Piace, quindi si ingegna a fare le cose. In più mi sta facendo, appunto, me lo doveva dare per ora per Natale, ma non me l'ha dato perché non l'ha finito, perché dice che non le riesce, un impermeabile. Top. Un impermeabile con fatto di vinile, ecco, non mi veniva, fatto di vinile nero. È uno spettacolo che viene qui, un bellissimo collo da legare in vita così. È stupendo, soltanto dice che non le riesce e quindi l'ha portato dalla sarta. E infatti devo andare anch'io dalla sarta per provarmelo. Ma è stupendo, meraviglioso. Questi sono tutti i miei regali di Natale che ho ricevuto da Babbo Natale. Sono bellissimi, stupendi, meravigliosi. Per me, ovviamente, sono meravigliosi. Mi piacciono tantissimo. Vi metto di tutte le cose che trovo il link qui giù in info box. Ovviamente, di quelli che non trovo il link oppure che ho fatto a. Sono stati fatti a mano. Non ve lo metto, di quelle che trovo, tipo delle camicie, così ve lo metto sicuramente il link giù in info box. Voi cosa avete ricevuto da Babbo Natale? Scrivetemelo qui giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!